trasferire nella zona della Tendopoli l'ambulatorio che Emergency oggi gestisce in un bene confiscato di Polistena. È una delle proposte contenute nel dossier di Medici per i diritti umani presentato a San Ferdinando, la cittadina che ospita il ghetto più grande d'Italia. Col documento l'organizzazione lancia 17 proposte su 4 argomenti cardine che ancora oggi, a 7 anni dai fatti di Rosarno, sono emergenze che tutto il mondo rimprovera all'Italia. Per le politiche occupazionali Medu propone un programma che inglobi mediatori culturali nelle attività dell'ispettorato del lavoro. Sulle condizioni di vita il dossier chiede un programma pluriennale di housing sociale per offrire ai lavoratori posti letto nelle case. Per il superamento degli ostacoli burocratici le proposte di Medu mirano a incentivare le iscrizioni anagrafiche dei migranti nei comuni con lo status di senza fissa dimora. Anche in questo caso si chiede l'inserimento di mediatori culturali nei servizi territoriali degli enti. Ma è in merito al diritto alla salute che la proposta è di assoluta novità. L'associazione sembra chiedere attenzioni più radicate nei luoghi della sofferenza che non in territori della piana di Gioia Tauro lontani dalla Tendopoli. Ci sarà o no collaborazione tra Medu ed Emergency, che fanno parte del novero dei 4 gruppi firmatari del protocollo con cui la prefettura chiede aiuto per la gestione della futura Tendopoli? Agostino Pantano per la CNews 24.